con l'avvocato Maria Grazia Di Scala per commentare alcune risposte ricevute dagli enti, dai diversi uffici del comune di Barano d'Ischia in merito a due vicende in particolare. La prima è quella che vorrei analizzare più velocemente, è quella del famoso parcheggio a Candiano, dove insiste una struttura da molto tempo che leva spazio alla strada, serviva per le bocce se non sbaglio, e quando qualcuno chiede al comune cosa fate di quest'area, io ho letto che tu hai denunciato su Facebook, il comune dice la minoranza ha fatto la denuncia, quindi il bene pubblico è sequestrato. Che denuncia avete fatto? Nessuna denuncia, mi viene da ridere, perché io ho scritto che sono ridicoli, riferendomi ai soggetti appartenenti alla maggioranza baranese che riferiscono questo in giro e lo riferiscono anche con sicumera, insomma, e con una faccia tosta veramente inaudita. Evidentemente a giustificazione delle loro inadempienze, perché la denuncia non c'è stata assolutamente. Per quale motivo avremmo dovuto far sequestrare una struttura? Per quale motivo avrebbe dovuto essere sequestrata su denuncia della minoranza o di chiunque altro? Non ci sono motivi per il sequestro. E quindi mi sono voluta togliere l'ospizio di chiederlo ufficialmente, di chiederlo agli organi competenti, cioè a coloro che lo appongono il sequestro, e quindi al comandante della Polizia Municipale, e di chiedere notizie anche all'ufficio tecnico, che è il naturale destinatario dei verbali di sequestro, anche se sono relativi a beni pubblici. Ed entrambi mi hanno risposto, la dirigente dell'ufficio tecnico mi ha risposto che agli atti non rinviene alcun provvedimento di sequestro e che non è stato possibile accertare se sia stato o meno sottoposto a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. Ergo ne deduco che non c'è sequestro. Ma ancora più chiare lettere, il comandante della Polizia Municipale mi ha risposto che non c'è nessun vincolo cautelare reale e quindi nessun sequestro sul tendone che una volta era adibito a bocciofila, ospitava la bocciofila di Buonopane. Quindi questo significa, ancora una volta, come è stato fatto per la Molara, ogni 5 anni vanno lì sotto lezioni, vi facciamo il parcheggio, preparatevi. Sono andati anche a fare delle sceneggiate facendo dei rilievi, disboscando, togliendo qualche rovo per creare un'aspettativa maggiore ogni 5 anni. Così ci stiamo avviando per la stessa strada a Buonopane, dove ogni 5 anni la gente ha bisogno di quel parcheggio. Buonopane è una terra abbandonata. La gente va a parcheggiare addirittura giù a Nitrodi, dove poi sono state disegnate le strisce blu, per un periodo hanno fatto le multe. C'è una carenza di posti auto, ancor più che nelle altre zone del comune di Barano. E quindi i cittadini si interrogano: ma perché non togliete quella struttura che sta lì? È un ingombro enorme. Candiano ormai è diventata una zona altamente popolata. Per arrivare a Candiano ti imbocchi la strada, devi continuamente fare marcia indietro, fermarti perché ci sono macchine parcheggiate, macchine che entrano ed escono. Quindi è una richiesta collettiva comune. E per coprire la loro insipienza e inadempienza vanno ad addossare le colpe alla minoranza, quando invece loro nel PUC che stanno, il cui iter è in corso di istruttoria, non hanno previsto nessun parcheggio in quella località. Lo dico a chiare lettere, ho visto gli atti, non c'è nessuna previsione di parcheggio. Quindi non è colpa della minoranza né che non ha fatto nessuna denuncia, non è colpa di nessun sequestro che non esiste, è solo esclusiva responsabilità di una maggioranza inadempiente. L'altra risposta che volevo commentare con te, ma anche per quelle che abbiamo detto nei giorni scorsi, perché è stata poi diciamo, una nota un po' più importante, è l'atteggiamento del comune di Barano, adesso a prescindere se ti scrive il comandante dei vigili o meno, ma comunque l'ente che prende le distanze, assume una posizione lontana dalla realtà, ovvero Barano non ha bisogno di dissuasori per la velocità perché non c'è questo pericolo. Voi e tu, a nome di oltre 100 cittadini baranesi, avevate chiesto l'installazione di dossi per la limitazione di autovelox sulla strada, su questa porzione di strada,
mi sembra che sia arrivata un'altra risposta da parte del comandante dei vigili, diciamo, da Alice nel Paese delle Meraviglie. È vero, sì, infatti io mi sono fatta portavoce di una serie di istanze che provengono da numerosi cittadini di varie e disparate località del comune di Barano, che non sono soltanto elettori miei, sia chiaro, sono elettori anche della parte politica che governa il paese e che però avvertono questa necessità. Barano è diventata una terra abbandonata, una terra di nessuno. Sappiamo che a causa della lamentata mancanza di personale tra gli uffici della Polizia Municipale non c'è nessun tipo di controllo, non si fanno sanzioni. Appena sono stati assunti questi nuovi agenti di Polizia Municipale sono fioccate alcune multe in Piazza San Rocco immediatamente. Ma ce l'hanno la divisa questi nuovi vigili assunti a dicembre scorso? Non li ho mai visti in divisa, non lo so, non li ho visti in divisa. Faremo un'interrogazione anche su questo e ci aspettiamo una fantastica risposta anche sul punto. Comunque, divisa o non divisa, qua multe non se ne fanno, non è che occorre la divisa per fare le multe, occorre la qualifica. Allora, è una terra abbandonata e di nessuno, perché dopo soprattutto con le limitazioni che ci sono negli altri comuni, è scritto a chiare lettere in un'istanza che mi sono fatta portavoce di depositare, qua si viene a correre. Ed in particolare questa strada su cui ci troviamo adesso, via Vincenzo Di Meglio, io ti invito a prestare orecchio anche alle macchine che passano, caro direttore, è diventata una pista di percorrenza ad alta velocità. Via Vincenzo Di Meglio, perché c'è un bel rettilineo lungo, si spara e si corre senza nessuna cautela, con tutti i varchi pedonali che sono aperti su questa strada. Idem a Buonopane, dove si vanno a fare le Fiat 500 Abarth, le motociclette, vanno a fare i rally notturni, idem ai Maronti, cosa che è stata più volte segnalata, e non solo da me, a tutte le autorità competenti. Purtroppo si mettono poi i pali a fare la spia, sta arrivando la volante, i carabinieri, eccetera. Quindi è una situazione che effettivamente è pericolosa, e dobbiamo ringraziare il Padre Eterno che fino a questo momento ci sono stati tanti incidenti, anche dovuti all'alta velocità. Non ci sono stati da questo versante dell'isola, almeno di recente, incidenti gravi, incidenti seri, ma dobbiamo ringraziare veramente la buona sorte che ci accompagna. Allora, dei dispositivi occorrono, e lo stesso sindaco ne è consapevole, tant'è che in Consiglio Comunale, in uno degli ultimi, a mia espressa domanda e dei membri della minoranza che invocavamo questi dispositivi, ci rispose che sarebbe stato giusto effettivamente apporli, ma che poi a causa della mancanza di personale sarebbe stato difficile vigilare e visionare le telecamere e via dicendo. A parte la contestazione, la risposta insomma che denota la pochezza insomma di chi l'ha data, ma a parte questo l'esigenza è avvertita. La gente li vuole questi dispositivi perché c'è effettivamente una necessità, c'è un'esigenza di tutela. Anche le strade secondarie sono abbandonate, via Piano, via Chiumano, sono tutte strade dove ormai si corre a più non posso. Ed allora abbiamo rivolto questa istanza in primis alla città metropolitana, che sarebbe competente, e poi anche perché il sindaco è assessore alla viabilità, un'importantissima delega al sindaco di Barano, quindi quale fortuna potremmo sperare noi cittadini di Barano di vedere questo cumulo di cariche in capo al nostro sindaco. Ci risponde la città metropolitana richiamando una nota del comandante della Polizia Municipale del febbraio 2022, in cui praticamente veramente il fantastico mondo di Oz, Alice nel Paese delle Meraviglie, risponde che non c'è necessità di alcun dispositivo, di alcuna cautela, limitatore di velocità, chiamiamoli come vogliamo, perché alla fine non servono, perché non abbiamo criticità particolari dal punto di vista stradale, della viabilità e della sicurezza stradale. Ma dove vive questa gente, mi domando io? E cosa ti ha risposto nell'ultima richiesta che tu hai fatto? Sempre ti ha risposto in una maniera un po' alzando l'asticella, non di meglio. Alla replica, mi ho letto, no? Che
invocava la modifica del codice della strada. Sì, 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 ecco, avevo dimenticato quest'ultima chicca del comandante della Polizia Municipale, che ritiene di non dover appoggiare questa richiesta dei cittadini come formulata, però ha chiesto la modifica al codice della strada, cioè sta in attesa che il governo si pronunci sulla modifica al codice della strada. E allora veramente mi cascano le braccia, perché innanzitutto è un atteggiamento contraddittorio, che se non c'è necessità tu non la chiedi la modifica al codice della strada, ma poi in quali sensi l'hai chiesta, tramite chi, che tipo di richiesta è stata fatta, con quali motivazioni, motivazioni quindi confliggono con quello che hai scritto nella nota del febbraio 2022 alla città metropolitana. È risibile.